La Vibonese paga caro l'ennesima distrazione in difesa e stavolta non è bastato il solito miracolo di Marsone, che era riuscito a respingere il colpo di testa da distanza ravvicinata di Maniero, ma Carriero, lasciato indisturbato, ha potuto ribadire in rete facilmente. La Vibonese ha provato a reagire, l'acuto di Ngoma si è stampato sulla traversa, poi un generoso arrembaggio sterile però, a causa di una inconsistenza in attacco che rimane uno dei grandi limiti della squadra di Gaetano D'Agostino. Stavolta la squadra si è battuta, ha tentato di reagire, ma di fatto il portiere irpino non ha avuto un gran lavoro da svolgere. La Vibonese resta dunque ultima in classifica in compagnia del Messina, quando manca una giornata al giro di boa e alla vigilia del derby con il Catanzaro in programma domenica prossima al Ceravolo. Abbiamo fatto una buonissima gara, intensa, contro una squadra, secondo me, dopo il Barca più attrezzata per vincere il campionato. Sapevamo che era una partita fisica, abbiamo retto bene per 90 minuti. Abbiamo concesso solamente quel colpo di testa e quella respinta, poi al di là del contropiede dove Pauceri deve spazzare palla, non deve stopparla, però abbiamo rischiato quasi niente, abbiamo avuto pure qualche possibilità, qualche occasione per poter cercare di pareggiare la partita. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento, dopo una sconfitta, lo dico, contro una grande squadra, ma dobbiamo continuare con questo atteggiamento, guerrieri. Dobbiamo essere, ho visto bene i raddoppi, una buona intensità, difficilmente abbiamo buttato la palla, ho optato per Mamadou per non dare punti di riferimento ai due centrali che sono, uno lo conoscete, Silvestri, che sono molto, sono dei marcatori, e il ragazzo ha fatto bene a margine di miglioramento. Sono rammaricato per non aver portato un punto a casa, almeno. Però la prestazione secondo me è stata una buonissima prestazione. Ma noi ci stiamo concentrando su questa finale di campionato, per cercare di fare più punti possibili e di cercare poi di sederci e cercare di programmare. Però per me Ngoma meritava oggi di giocare, perché sto vedendo dei miglioramenti e anche perché tatticamente non volevo dare un punto di riferimento.